Tutte le foto che mostrerò in questo video non appartengono a persone con disabilità fisiche, ma sono state modificate digitalmente o attraverso altri trucchi per rimuovere in maniera fittizia arti o creare altre disabilità. Le persone ritratte soffrono infatti di una rara quanto terribile malattia, chiamata Body Integrity Identity Disorder, traducibile in italiano come disturbo di identità dell'integrità corporea. Un disturbo psicologico per il quale un soggetto sano normodotato ha un'immagine corporea di sé come amputato e quindi è costretto a vivere un profondo disagio mentale per non poter conciliare l'immagine che lui ha di sé con quella esterna da normodotato. Ovviamente nessun chirurgo accetterebbe mai di amputare un paziente sano, quindi la vita di queste persone non è per nulla semplice. Passano infatti il tempo a amputarsi digitalmente, oppure girano normalmente per casa con gambe legate e stampelle, si comprano inutili sedie a rotelle o ancora acquistano strumenti particolari in grado di simulare l'amputazione nascondendo meccanicamente gli arti. Purtroppo queste eccentriche ma comunque innocue azioni sono solo il primo passo. Sono stati segnalati vari casi di gente che si è procurata volontariamente una cancrena per costringere i chirurghi ad amputare d'urgenza, coronando così il loro sogno. Il disturbo di identità dell'integrità corporea è ancora poco conosciuto e studiato anche dalla comunità psichiatrica. Solo dal 2010 figura come vero e proprio disturbo psicologico. Da segnalare l'ottimo documentario Wall, che ha il merito di essere il primo, e finora l'unico, a trattare in maniera approfondita delle sofferenze di queste povere persone, che per sentirsi padrone del proprio corpo cercano di perderne una parte. Se il video ti è piaciuto, ricordati di mettere un bel mi piace, condividere e commentare. Se non ti è piaciuto, spiegane pure i motivi. Poi attendi i demoni che ti verranno a prendere nel cuore della notte. Nel frattempo, ricordati di iscriverti al canale e alla nostra pagina Facebook.